l'Arezzo che subisce il secondo passivo pesante nel giro di pochi giorni. Come spiega l'involuzione di una squadra che aveva iniziato Coppa Italia nella prima giornata in un modo e adesso sembra quasi aver fatto più di un passo indietro? Mancata anche stasera l'elemento essenziale di questa categoria, la motivazione nel ricercare il risultato. E vanno in secondo piano tutti gli altri discorsi, perché anche stasera dobbiamo parlare poco, i contenuti, l'organizzazione, la tattica. All'altra parte arriva una squadra che dopo 20 minuti ci tira in porta e ci fa gol, noi arriviamo, manca la cattiveria, poi la mettono su un piano dove ci caschiamo perché perdiamo lucidità, ma ripeto, c'è da chiedere solo scusa ancora una volta, in pochissimi giorni ai tifosi che sono venuti, perché ribadisco, al di là dei valori, degli organici, di quello che si può preparare, di quanto puoi stare bene in campo, poi ancora stasera si è vista dall'altra parte una squadra che ci ha surclassato sotto l'aspetto della motivazione e della ricerca della vittoria. Ecco, ieri in conferenza stampa ha parlato anche l'analisi della partita, di stare molto attenti negli uno contro uno. I primi due gol di fatto sono andati un po' su due azioni simili, con il giocatore del Pineto che è riuscito ad arrivare quasi sul fondo a crossare in mezzo e poi una piccola deviazione in entrambi i casi ha favorito le due prime reti. Disattenzioni oppure ancora i ragazzi devono magari amarsi meglio in campo? Ma è impensabile non concedere uno contro uno. Penso che era il 23esimo, 24esimo, dove su un attacco alla profondità è cascata la palla lì, prende la palla il loro giocatore mancino, credo sia Del Sole, ci tira in porta e ci fa gol. Nel frattempo, con due o tre situazioni in area di rigore, aver preso il campo, pronti via, arriviamo lì e c'è da mettere quella cattiveria agonistica, motivazione. Che serve, perché ripeto, poi tutti gli altri discorsi vengono a mancare, anche il secondo gol è un cross in apertura, si può pensare di non concedere nulla all'avversario. Quindi a conti fatti, un uno contro uno, un cross del secondo gol, poi chiaramente il risultato lo devi rincorrere e si cominciano a perdere le distanze, la lucidità. Ma anche lì, sull'1-0, palla di Gaddini che dobbiamo andare in uno contro uno col portiere, serve quella motivazione in più. Difficile anche valutare i nuovi, insomma, con sei Tavanelli che hanno esordito oggi dal primo minuto. Ecco, ti chiedo se poi da calciomercato sono arrivati negli ultimi giorni quattro giocatori, se il gruppo deve ancora amalgamarsi completamente con l'arrivo anche dei nuovi e le uscite chiaramente di Catanese e Ioni, per esempio, che sono partita dalla squadra da inizio ritiro. Ne ho parlato ieri, non è una questione di singoli. È chiaro che siamo, come ho detto ieri, in un periodo di nuovo di assestamento per l'inserimento dei nuovi e le uscite dei vecchi, ma è un alibi. Manca Pattarello a Pesaro, oggi c'è Pattarello, c'è Hugonsé che comunque ha fatto il suo per quello che aveva, Tavernelli, ma non è questione di singoli, assolutamente. Grazie mister, lascio ai colleghi della stampa di Pineto. Luca, se sei d'accordo con me, lascio anche il microfono qua così sentiamo la conferenza integrale del mister. Buonasera, Buonasera. io volevo chiedere insomma, se il fatto di non aver concretizzato un primo tempo fatto veramente ad altissimo livello, anche con una pressione molto forte sul Pineto, è il rimpianto più grande che si porta a casa da questa sera. Sì, ripeto, così a caldo in termini di quelli che sono contenuti, siamo stati alti, abbiamo secondo me sviluppato per arrivare molto nell'area di rigore. Però poi quando arrivi e non ci metti la stessa cattiveria che ci mettono gli avversari nel finalizzare, stasera rispetto magari alla partita contro la Vispesaro, che in questa analisi è una partita completamente diversa, comunque la perdi 3-0 perché siamo riusciti a fare il 3-1 sul rigore finale, insomma, allo scadere. Ed è troppo poco. Perché i giocatori che abbiamo devono un attimo svestirsi di quel nome,
e mettere in campo quella cattiveria agonistica che serve in questa categoria. Siamo esperti, siamo maturi, vedo la squadra che si allena sempre a 3.000, la preparano, fanno tutto quello che devono fare, però poi anche oggi siamo stati in un certo senso sotto quel punto di vista che, ripeto, per me è l'essenza della categoria. E mi prendo la responsabilità anche stasera perché vorrei dare il 30%, il 40% di questa motivazione che poi vorrei in campo. E continuiamo invece ad uscire da questa mentalità. Ma detto questo, ripeto, mi va solo di chiedere scusa ancora una volta, di abbassare la testa, di lavorare come stiamo facendo perché non conosco altra ricetta, e curando tutti i dettagli, e la responsabilità più grande è quella lì di non riuscire, ripeto, a dare quella motivazione costante nei 90-95 minuti. Ma Settembrini ha detto: pensavo che la sconfitta di Pesaro fosse alle spalle, che le scorie fossero passate. Evidentemente non è così. Anche Trovise pensa che qualcosa della sconfitta di Pesaro sia arrivato in campo questa sera. Per quanto mi riguarda, la sconfitta di Pesaro te la devi portare in campo, così come quella di stasera. Perché ancora una volta sono quelle ferite, quelle cicatrici che ti insegnano che non ci può essere un momento dove, sotto l'aspetto agonistico della furbizia, della motivazione, della cattiveria nel finalizzare, la lasci a casa. E questo io l'ho detto prima della partita. Sono frasi fatte, mettersela alle spalle. Mettersela alle spalle significa non leggere che in quel momento bisognava essere più cattivi. Lei sta predicando umiltà, insomma, è un invito che sta facendo ai suoi giocatori, ma che parla di motivazione, la differenza l'ha fatta solo, tra virgolette, la motivazione stasera o che cos'altro ha visto? Ripeto, io se devo analizzare la partita sotto l'aspetto tecnico-tattico, la squadra è riuscita a recuperare tantissimi palloni con delle pressioni forti, è riuscita a sviluppare, è riuscita comunque a creare le sue occasioni. Del Pineto mi ricordo il primo gol in un primo tempo, abbiamo la palla di Gaddini per pareggiarla, abbiamo l'azione di Guccione, presunto rigore, ma non voglio parlare né dell'arbitro né degli episodi, dove a portiere battuto devi pareggiare la partita, e invece nel momento in cui si creano le circostanze dall'altra parte, la bravura del Pineto di concretizzare al massimo le occasioni che ha avuto. Secondo lei dove può arrivare, le chiedo, questo Pineto Ma in questo da momento pensare? c'è da pensare all'Arezzo. L'ho detto ieri, le squadre di Cudini comunque hanno un'impronta, hanno dei giocatori in grado di mettere in difficoltà diverse squadre, però ecco, sotto quel punto di vista oggi la squadra secondo me non ha sofferto più di tanto. Grazie, A voi. grazie. Grazie, mister.